E allora, buon pomeriggio a tutti voi che vi state collegando. Buongiorno, buongiorno a tutti. E allora, brevemente, mi è arrivata tra le tante segnalazioni che ovviamente mi fate, questa mattina, diciamo che mi è arrivata una segnalazione da parte di un cittadino tramite Facebook. Che mi ha segnalato una situazione purtroppo l'ennesima alquanto grave che si starebbe verificando a Bitonto, provincia di Bari, se non erro. Non ho preso, diciamo, contatti io personalmente con questa persona, ma chi collabora con me, diciamo, ha scambiato due parole con questa persona che si è di fatto limitata a dare qualche informazione senza voler, tra virgolette, ecco, diciamo, fare la propria parte. In poche parole, ha fatto la segnalazione, ha detto: Rizzi, arrangiati, veditela tu. Ora, i miei collaboratori hanno preso un attimino delle informazioni al riguardo, che mi hanno segnalato alcuni video, ed effettivamente c'è una situazione molto molto grave che si sta verificando lì. Io faccio un appello a chi abita a Bitonto, di contattarmi perché vorrei, diciamo, andare personalmente a Bitonto in provincia di Bari per, diciamo, far luce ancora di più su questa situazione, però avrei bisogno di maggiori informazioni che onestamente in rete non riesco a trovare. Ora io vi mostro due video. Sono stati pubblicati dal quotidiano Quinto Potere, per il quale io già ho personalmente mandato un messaggio al direttore del giornale. Spero che possa richiamarmi, perché sicuramente lui saprà darmi queste informazioni. Ma effettivamente mi rendo conto che la situazione è proprio drammatica, è drammatica. Siamo davanti a un'altra casa degli orrori. A quanto pare una situazione che va avanti da troppo tempo, più di 40 gatti dentro casa addirittura, cioè una situazione drammatica. Si è intervenuti fino alla settimana scorsa, i vicini esasperati, il giornale qui Quinto Potere parla, la situazione è precipitata, si stavano mettendo addirittura le mani addosso perché capisco che la situazione è esasperata, in quell'immobile, in quell'appartamento. Allora, io vi voglio far vedere di cosa si tratta. Ovviamente riprendo le immagini di Quinto Potere, dopodiché, vi dico qualcos'altro. Intanto vedetevi queste immagini per capire di cosa si tratta. Non è giusto per la porta. Io voglio dire solamente una cosa. Qua sopra, dottaci, qua sopra non ci può stare, perché la puzza è tremenda. E mi hanno detto che da quando è morta la signora è peggio, è sempre stato peggio, peggio. È peggio. Sempre stato peggio. Che quella puzza si mette in mezzo allo stomaco. No, no, vedo, purché la protezione ci inviva. Mi sono venuti anche a vedere, ma non hanno aperto. Non hanno aperto. Ah, ecco, non hanno aperto. Non hanno aperto. Tino, proviamo a riandare nell'abitazione dove avevamo trovato decine di gatti, una condizione igienico-sanitaria veramente pietosa, perché nel frattempo la mamma delle due ragazze che avevamo incontrato è morta e gli inquilini di questo stabile in Viuola Amalfa a Bitonto ci segnalano che la situazione è precipitata, che è diventata insostenibile. Vedi? E quanti sono loro? Li avete contati quanti sono? Siamo tutti spazi. Il pavimento è tutto appiccicoso, ma la puzza ti prende effettivamente alla gola, allo stomaco. Ah.
Ciao cara. Ciao. Buongiorno, ciao caro. Senti, come stai? Stai bene? Tutto a posto? Sì, perché? Quanti gatti stanno? Quattro, perché? Qua, solo quattro gatti? Sì. Ce le fai? Come mai state qua con la telecamera? Dico, avete siccome... un permesso? No, ci chiedevamo a te il permesso per poter vedere che i gatti stanno bene. Ma non c'è un'autorizzazione per la telecamera? No, no, la telecamera lasciala, posso pure rimanere fuori la telecamera. Io volevo solo sapere se voi state in buone condizioni, i gatti che avete stanno in buone condizioni. Certo che stanno in buone senza condizioni. Senza telecamera, ce li fai vedere, posso solo chiederti di vedere se ma stanno... Ma in questo momento stiamo ancora sul letto, non è che stiamo vestiti. Ci sono le mie ma sorelle... Guarda, entro solo io e lei, non... In questo momento io non la posso fare entrare, perché ci siamo appena svegliati da dormire. E se dico, se aspetto una mezz'oretta del tempo che voi vi preparate, posso entrare io soltanto perché questa cosa, scusa, no, soltanto perché vorrei che vi rendeste conto che sì, diciamo, questa situazione è una situazione un po' invivibile, no? Cioè nel senso ti accorgi che salendo dalle scale si sente una puzza incredibile? Ma non siamo solo noi, caro mio, perché delle volte sento anche puzza pipì di cani, di chi li porta giù. E però quando quando hai aperto la porta si è sentito un ma caro mio, cioè noi se stiamo a dormire non è che ci possiamo stare svegli tutta la notte per, giustamente sono animali che fanno il bisogno. Lo so, ma se uno ne ha uno, due, tre, quattro gatti in casa va bene, ma voi ne avete decine di gatti? Non abbiamo decine, perché i signori di qua sopra hanno mandato altre persone a farceli prendere. E quanti ve ne hanno presi? Ne hanno presi già una ventina. Ne hanno presi una ventina. Certo, è stato tutto dichiarato. E quanti altri? Anche il sindaco. E quanti altri ce ne sono? Ce ne sono quattro, ti ho detto. Solo quattro? Sì, ce ne sono stato quattro, però sono sterilizzati, caro mio. Sono solo pure, l'altra volta, però, dicevano di averli sterilizzati. Sì. In realtà ce n'erano molti piccolini. C'erano sterilizzati, ma hanno detto una sterilizzata, sta anche qua, già dichiarata. E lo sa anche il sindaco. Risulta che sono venuti a prendere i gatti? No, dico dopo che sono venuto io. No, sono venuto... I gatti non ci sono più perché ormai se li sono presi. Non è venuto nessuno. Ma quando sono venuti a prenderseli? Già due mesi fa. Frangè, ti c'è il chiacchio, Frangè. Non sto capisci chiacchio, Frangè, che i gatti te li hanno tolto l'anno scorso. E non sono venuti più. Non è l'anno scorso. Hai capito, Frangè? L'anno scorso non è venuto più nessuno. Non siamo buoni. I bambini non possono respirare. O gatti di campare, o qua dobbiamo prendere altri provvedimenti. Frangè. Voi che capita, le volte. Io andrò a chiosa, non sto a proprio. Frangè, a me mi sentono brutto. E c'è capo. Non è scritto niente. Che gli ha scelto un zio? Non è scritto niente. Frangè, no, non si sente tutto nulla, Frangè, dopo sei scritto a putavo. Quando sei? Sto! Quando sei? Io andrò a chiosa, una volta che sta tranquillo, come abbiamo fatto? Tremolini non stava Matteo, come abbiamo fatto? Perché io sono il culo a pesciare. Frangè, non è pesciare, Frangè, da dove è la pesciare? La merda che tu vedi, Frangè. Perché io rivesto pure, arrete, Frangè, un sacco, non è colpa vostra. Ieri, il cane, tu vuoi volare, ma è un teo. A vita, per teo non vi. Io non ti pensavo che mi credo un po' dentro il profumo. Sempre si appiccicano i piedi, guarda. Mio, se non mi viene manco il tempo di svegliare la persona, di cui devo fare io. Nato capo! Alle 6 di mattina già li devo chiamare, li devo spazzare. Ma è un. No, ma dico. Aspettate. Almeno il tempo di svegliarsi la persona, di pulire. Sì, però il problema, sai qual è? Non è le 6, il problema è che sono le 6, le 8, le 10, le 9, dappertutto. Poi, un'altra cosa. Posso chiederti solo una cortesia? Ce lo fai vedere? Così loro si mettono un'anima in pace e capiamo che non è solo per te, è anche per colpa degli altri. È anche per colpa degli altri. Facci vedere. Posso parlare io? Come no? Dimmi parlare. Ok, parla tu. Tu mi ascolti, non è vero, Francesco? Io ascolto a tutti. Bravo. Ma non mi scompro. Bravo. L'unica cosa che tu ci volta la volta, che sto diretto a te. Usa. Però, tu problemi, c'è il motore solo. Ma invece, io tu in cinque, non è sto e c'è, posso entrare con Franchino, ce li fai vedere? Solo io e Franchino, non viene la telecamera. Faccio entrare solo a me e Franchino. Francesco, ascoltami a me. Così metti io la buona parola. E se poi c'è nervo che lingua si poteva andare a te? Ma io non sto da fare bagno. Bravo. Io dietro di te, ho già lavoro, sono io. Scusa.
Allora, però questo problema è solo, ma Francesco, ti posso chiedere una cortesia, così mettiamo, tranquillizziamo anche tutti. Guarda, stanno tutti qua a guardare. Un minuto, io le sorelle mie se stanno vestite oppure no. Allora, ti aspetto qua, ti aspetto, falle sistemare, falle sistemare. Allora, è chiaro che la situazione è invivibile. A me mi ascolta lui, mi ascolta. La situazione è invivibile, c'è un intero stabile che è in rivolta perché abbiamo più volte cercato di porre rimedio a questa storia, ma evidentemente non è possibile. Perché quando siamo venuti, Antonella, l'ultima volta, qualche mese fa ormai, da quel momento ci dicono che qualcuno è venuto a bussare, non hanno aperto e se ne sono andati. Questo ci è stato raccontato. Non è venuto nessuno. Noi non hanno tolto i gatti, sono sempre quelli. Anzi, sono aumentati. Eh sì, perché se non ti ricordi l'altra volta che ha partorito la gattina? E quindi ci sono altri gatti rispetto a quelli che ha partorito. Che non si può entrare, è qualcosa che ti prende allo stomaco, ti prende alla gola. Immaginiamo la rabbia, la frustrazione di questa gente che vive in questo immobile senza l'intervento delle istituzioni, senza che nessuno faccia niente. L'altra volta lì nuove vendono quelli dell'ufficio igiene qui. E però, loro non aprirono. E quindi se ne andarono. Se ne andarono. Perché loro arrivarono in campagna e suonarono da giù. E qualcuno gli aprì il portone. Loro salirono, bussarono e se ne andarono. Secondo te è una cosa giusta? Ma perché stai cercando tutto il rimedio a far capire che noi non siamo Franchino, i gelici? No, Franchino, devi spiegargli una cosa, cerca di farglielo capire. Noi qua, allora, qua ci può essere solo due strade, non ce n'è solo una terza strada. Sì, aiuta l'Angela o lo facciamo, o lo fate con le buone e quindi la cosa si risolve. Sì, oppure qui succede qualcosa coattamente, forzatamente, per cui voi non avrete più la possibilità di tenervene veramente tre o quattro. Poi li tolgono tutti, probabilmente mi separeranno pure, tu e questo, io voglio aiutarvi, non voglio dividere. Allora, stai aiutando già, come a lei, già da aiutare. Ma tu sei Angela, ma tu sei aiutata da Angela. Antonio sono io. Ah, ecco chi è. Ora mi fai vedere i gatti. Con Franco. Ma c'è un problema per oggi. Io non lo faccio uscire. Fai che spazzone la pelle, non ti preoccupare. Fammi vedere. Tu ci pare dove dice la sigaretta, sta attento, chi vuoi? Oh, quando mi vuoi andare? Io apposta con Franchi per questo motivo qua. Vedi. Hai gatti, solo i gatti. No, niente gatti. Vedi, solo i gatti. No. Vedi quanti sono. Guarda, hai detto di no. Allora. No, non devi fare niente. Per favore. Tu hai pagato 50 il veterinario per 50 euro, ti ha visto tutti e 40 i gatti. 50 euro a gatto, come c'ho i soldi? Io li porto al veterinario, me li faccio. Cioè, tu hai pagato per tutti i gatti 50 euro? No, per tutti i gatti, un gatto 50, quindi quanti ne fa di visitare? Tutti, cioè tu quanti gatti avete? Che sono? Ne manco 10. Quanti? 10 sono. Guarda quanti gatti stanno, Franchi. Guarda quanti gatti stanno, Franchi, guarda, stanno anche sotto, dappertutto stanno i gatti. 36. 36 gatti quelli che sono riusciti a vedere, Tiziano, 36 gatti. Perché una sta pure sterilizzata. Ho capito, ma sono 36 gatti, Tiziano, 36 gatti. Come puoi stare con 36 gatti? Fatevi aiutare, fatene qualcuno, tienitene qualcuno, tienitene due o tre gatti, ma non puoi tenerne 36. I muri sono fradici di pipì di gatto. Ma quando la vedo piangere cosa? Okay. È mia sorella, giustamente fa male. Ho capito, e però mi blocca. Tu le vuoi e non bene. Riesco più ad avere ancora tu le vuoi bene, male. Le vuoi bene? Certo che la voglio bene. Allora, la voglio vedere, questo, ma so che sta quello male. Che stai facendo adesso così è farle del male. Allora, io vi dico, chiedete, se volete vi posso mettere io in contatto con un centro che cura gli animali, che può venire a darvi una mano. Tenetevene due o tre, quelli che diciamo più acquisiti, più affezionata, ma gli altri non possono stare qui. 36, avete i muri completamente pisciati dai gatti. Sì. Cioè tu lo sai che tutti i muri sono pisciati dai gatti. Che poi non è, io sono murmurato io, che uscivo, sono murmurato io, che hai.
è impregnata, questa casa è impregnata. Allora dico, porca miseria, tenetevene due o tre, che li potete accudire con amore tutti e due o tre, tranquillamente. Non c'è bisogno di fare tutto sto teatrino ogni volta per pulire, per gli escrementi che la fanno dappertutto. Ne avete due o tre e gli altri li date in un centro dove si possano prendere cura di questi gatti. Tino. Insopportabile. Non puoi capire. Allora. Non posso capire, siamo con te. E lo so, ma poi sei rimasto fuori. Allora. E lo so che si sentì. Il fatto è che adesso vediamo se effettivamente Katia, Tiziana, Francesco si sono convinti a far intervenire qualcuno per portare via la maggior parte dei gatti. Noi ne abbiamo contati 36, ma erano imboscati dappertutto, quindi non sappiamo effettivamente quanti siano. Abbiamo visto Tino, il piccolo miracolo, era un gattino piccolissimo che cadeva da solo perché non riusciva a mantenersi, che adesso salta sulle spalle, salta pure sulla spalla, il piccolo miracolo, ed è comunque qualcosa che non può essere tollerato, anche perché anche le condizioni igieniche sono fatiscenti. Quindi adesso vediamo se loro si convincono con la buona volontà di tutti quanti, dell'immobile nostro, Tino, perché ti voglio pure te combattivo, col pennello, è giusto no Maurizio, col pennello, perché per una grande parete ci vuole un grande pennello, però, e Tino è un pennellone, Così non devono fare, che quando vennero con l'ufficio igiene, però vediamo se noi evitiamo addirittura l'ufficio igiene, evitiamo le autorità, perché Tino, gatto cavallo, ma che l'erba cresce. E allora, avete visto questo servizio che risale a circa meno di un mese fa. Meno di un mese fa, purtroppo, c'è stato, ecco, questo servizio. Io ringrazio la redazione di Quinto Potere che ha documentato la situazione drammatica di questo immobile, dove appunto ci sono più di 40 animali in condizioni drammatiche. Purtroppo c'è stato un secondo servizio che adesso vi faccio vedere, che risale praticamente a circa 15 giorni fa. Insomma, dopo quel servizio sono ritornati, perché a quanto pare i proprietari di casa, i proprietari di questi gatti, non si sono voluti far aiutare. E la situazione purtroppo è precipitata. Vi faccio vedere una settimana fa cosa è successo. Non si può stare. Non si può stare. È tremendo, guardate. È tremendo. Calmo. Allora scendi giù, entra dentro così non ti ripiglia. Entra dentro casa, senza stare a ripiglia. Dobbiamo stare calmi, ora entra dentro. Ora parliamo, dai. O scendi giù. Andiamo giù. Scendo giù. Quando va? Da sedata. Calma, vada giù, vada giù, vada giù. È impossibile entrare, pensa a come vivono queste persone qua. Siamo tornati a Bitonto, palazzina 112, via Ugo La Malfa, a casa di Katia e dei suoi fratelli per la questione dei gatti. Tino, qualcuno ha giocato, 44 gatti, infatti erano 44 giù di lì. Oggi momenti di grande tensione perché Katia ne ha portato un altro. È vero, Fra, ha portato un altro gatto. Sì, sì, sei un amico, Antonio. Un altro gatto. Sistemiamo questa faccenda. Io sono disposto a farlo. Sì, se no qua succede un casino, caro. A me fra 5 mesi, scusami, mio figlio deve sposare, fra 5 mesi. E qua, è un invitato, sopra.
Abbiamo capito, ho chiamato l'ausilio, ho chiamato la forza pubblica, ho chiamato chi ci vuole solo chiamiamo. Tanto siamo qui per te. Non sono stanco, tanto. Sono 4 anni con tutti i cinghanni. Che spiegare mezzo la strada? Non si riesce a trovare una soluzione. Katia purtroppo evidentemente ha qualcosa che non va e raccatta gatti per strada ovunque. Oggi l'hanno vista portare un gatto a casa ed è successo il parapiglia, quindi adesso proveremo ancora una volta a parlare con Francesco e a spiegargli che questa è l'ultima spiaggia. E poi non lo so, e poi le istituzioni anche in questo caso dovranno in qualche maniera prendersi la responsabilità di quello che succede, perché la gente è completamente esasperata e fuori di testa. Non si può stare, dottore. Effettivamente. Francesco, non si può vivere proprio. La pandemia. Francesco, Tiziana, Katia, chiama Francesco. Manco c'è lavorato, stavo alla faccia, non credo che sia andata. Vabbè, però per dirglielo, capito? Almeno gli si dice di dia da alle ragazze di aprile. Devono pulire, loro devono pulire, perché sono tutte sporcaccine. Francia, sono andato qui, stavo proprio, come fa? Sento la porta di casa. Magari vieni, Francia, vieni. Vieni. No, tu proprio hai messo... Francia, adesso ho un gatto. Ma mi sto mettendo con te. Adesso ho un gatto. Se non dico che io mao. Allora io posso dire come. Sì. Io ne ho già messo della tua scimmia. E quanto dai c'hai? Ma tu che la mascassia io? Quanto dai c'hai? Io a me mi ho che ciocca io, come ne esci? Io ne ho stai giunta. Perché ora sono solo un duca. Francia, un cazzo pure io tengo. Ma ben, che ragioniamo? Che abbiamo saluto che io non un cazzo, che io li hai? Vieni. Salve, sono Antonio Lo Conte, il direttore di Quinto Potere. Io mi trovo a Bitonto, in via Ugo La Malfa 112, dove sono venuto per realizzare un servizio. Per la verità è l'ennesima volta che ci vengo, ma oggi c'è una tensione maggiore, perché in questa abitazione dove vivono 3 fratelli con col padre, con evidenti problemi, ci sono oltre 40 gatti. Oggi quando la figlia, che avrà sicuramente dei problemi, se ne è portato un altro all'interno, scoperta da residenti, è successo il pandemonio. La situazione anche... Mi può ripetere il cognome? Io sono Antonio Lo Conte, sono il direttore, sono un giornalista, sono il direttore di Quinto Potere e vi segnalo che c'è questa situazione di grande tensione. Adesso via Ugo La Malfa 112, conoscono bene a Bitonto la situazione, l'hanno chiamato 1000 volte le forze dell'ordine, ma adesso cerchiamo di mandare qualcuno. Per cortesia, perché la situazione sta per degenerare, io poi a un certo punto mi faccio da parte. Arrivederci, salve. Va bene, ok, cerchiamo di mandare qualcuno. Sì, salve, salve. Quante volte sono venuti? Ascoltami. Io ti ascolto, Fra, io mi rendo conto. Io? Con calma, Fra, non sì, ti certo, nervosi, certo. con calma. Io? Non dico niente, lo faccio fare. Ma io ho visto che l'altra volta tu sei stato molto accomodante con lui, addirittura lo hai anche messo in guardia perché qualcuno aveva puntato l'appartamento, correva il rischio di avere un'occupazione, però adesso sei arrivato pure tu a... Vuoi sapere l'ultimo? Poi l'ascensore stamattina che è arrivato sopra. È arrivato al quarto piano a me, mi ha giunto le chiavi. No, non ce la faccio, prendi a guardare. È una puzza tremenda qua. L'ascensore non l'ha aggiustato, se n'è andato.
chiaro? Salve. Sì, io personalmente ho chiamato a sto giro rispetto ai perché si stavano quasi menando. Questo, se arriva Francesco, il fratello, ma il maschio, lo lasciano a terra, perché lei ha... Noi c'entriamo perché stiamo seguendo questa situazione incresciosa, per cui nessuno, no, basta entrare, è aperto il portone al secondo piano, non aprono la porta a nessuno. Apri il tuo negozio online e vendi i tuoi prodotti su Facebook e Instagram con Shopify, la piattaforma di e-commerce scelta da oltre. Non apre. E poi questo posto non pensa. Abbiamo cercato aiuto dal sindaco, da Cici e da tutti, nessuno ci aiuta. Oggi ne hanno portati altri di gatti all'interno. Qui. Comunque, nel frattempo è arrivato il messaggio del sindaco di Bitonto che ci dice: stanno arrivando le pattuglie, eccole qua. Comunque la ASL sta per autorizzarci il gattile e prenderemo tutto, così ci dice il sindaco di Bitonto a Baticchio. No, già così. Poi lavano con la candeggina la pipì dei gatti. Non ne siamo a conoscenza. Ci sono oltre 40 gatti. Sembra Fasano qui dietro qua, un suo di Fasano. Il signor Lopante è entrato una volta. Cani, gatti. Ma è arrivato il marito. Ecco, ecco. Calmo. Allora scendi giù, entra dentro così non ti ripiglia. Entra dentro casa, senza stare a ripigliare. Tranquillo. Dobbiamo stare calmi, ora entra dentro. Ora parliamo, dai. O scendi giù. Andiamo giù. Scendo giù. Quando va? Calma, vada giù. È impossibile entrare, pensa a come vivono queste persone qua. Sarà la volta buona, Tino? Bah. Sarà la volta buona? Bah. Dici di no? Però la cosa che mi fa più specie è che i carabinieri dicono: non ne sappiamo niente di questa storia. Saranno stati chiamati 10.000 volte insieme alla polizia locale e a tutto il resto. E poi dobbiamo sapere quanto costa il mantenimento di questi gatti fino all'adozione. Non ne parliamo, perché là si apre un altro capitolo. Questi sono i gatti raccattati per strada. Che se fossero rimasti sotto un albero, certo, faceva loro vita beata sotto un albero. Allora, sono arrivati i carabinieri, sono arrivati gli agenti della polizia locale, è arrivata soprattutto la dottoressa Di Mundo, che è il commissario capo del comune di Bitonto, che cura anche l'aspetto del randagismo, e ci ha confermato quanto detto dal sindaco a Baticchio, ovvero che si sta per approvare questo gattile, questa stanza del canile comunale in cui si potranno mettere questi gatti. Quindi probabilmente dopo la conferenza di servizi che sarà convocata in queste ore, il problema potrebbe essere risolto con la sottrazione di tutti gli animali, ma soprattutto, questo lo ribadiamo ancora una volta, gli animali sono importantissimi, i gatti pure, ma ciò che bisogna fare è aiutare le persone, perché chi porta, non ci vuole un genio, un luminare della psichiatria per capirlo, chi porta 44 e più gatti
all'interno della propria abitazione senza curarli come si deve e in quelle condizioni igienico-sanitarie disastrose, probabilmente, possiamo anche sbagliare, ha bisogno di un aiuto vero, di un sostegno vero affinché possa recuperare la sua dignità e la... Bene, io ho voluto interrompere, tanto mancano pochi minuti alla fine. Questo è il secondo servizio che è stato fatto esattamente il 25 di febbraio, quindi come vi dicevo appena una settimana fa. Purtroppo mi viene riferito che la situazione ad oggi non è assolutamente cambiata, è identica, quindi non ci sarebbero stati degli interventi risolutivi al problema. Allora, io invito, se c'è qualcuno che mi sta seguendo da Bitonto, probabilmente sì, a contattarmi, perché ripeto, avrei necessità di prendere qualche altra informazione. Successivamente, o meglio, nello stesso tempo, vi dico che ho già appunto contattato il direttore di Quinto Potere, spero che mi dia un riscontro quanto prima, dopodiché cercherò di occuparmi personalmente di questa drammatica situazione e perché no magari andare personalmente a Bitonto in provincia di Bari già nei prossimi giorni. Vi tengo ovviamente aggiornato. Per il momento grazie a tutti.